No, è che devo mandare un video stampa a casa, ma non che non c'è. Carpi, il capitano Pieracci Guccini, numero 1 Luna, 4 Rossi, 7 Marsan, 11 Sagatelli, 12 Bonaccini, 17 Soria, 18 Alfred Sama, 22 Bonaggi, 23 Serafini, 24 Pellegrina, 25 Casa, 29 Pellegrini, 30 Sortino, 91 Buoni, 94 Cittadini, armatore Serafini Carlo. Cari amici della Pallamano, benvenuti alla Carwolf Halle di Merano. I padroni di casa, i Diavoli Neri del Black Devils di Merano, affrontano la formazione del Carpi. Partita importantissima per i padroni di casa per tenere agganciato il treno delle parti alte della classifica. Mentre per la formazione del Carpi la ricerca di punti per la salvezza. Vediamo le squadre che si stanno caricando prima del fischio dell'arbitro. Oggi coppia arbitrale del tutto al femminile. Il Merano, come di consueto, in maglia bianconera, il Carpi in maglia biancorossa. Dicevamo, il Merano viene da un momento molto positivo, ha ben figurato nella Final Eight di Coppa Italia, la vittoria nel derby la settimana scorsa ha dato ulteriore morale. Ora vediamo che è tutto pronto. Squadra già schierata in campo, sarà il Merano a dare il via al match. Ancora qualche istante. Ecco che l'arbitro indica che si può partire. Saranno gli striker a partire l'inizio del match. È tutto pronto. Si comincia.
Merano che attacca da sinistra a destra dai posti delle schermi, con Petrecevic al centro a, come di consueto, a comandare l'attacco. Vicentin ha vinto il ballottaggio all'ala con Freund, mentre Andy Stricker ha vinto il ballottaggio con Martini nel ruolo di pivot. Il resto formazione tipo per il Merano. Petricevic subito per Vicentin, Stricker, ancora Petricevic, si va da Max Prantner. Prantner trova un varco, prova il tiro ma tutto fermo, l'arbitro ha visto qualche strattone di troppo. Si riprenderà con un 9 metri. Prantner. Luca Stricker, scarico all'ala per Coelho, tutto solo Coelho, e va a bucare Jurina. 1-0 Merano. Ora i Carpi col neo arrivato Casa, che butta via il pallone, recupera Max Prantner. Dicevamo, Casa arrivato mese di gennaio a rinforzare la squadra del Carpi, un inserimento sicuramente importante per il terzino, reduce dall'esperienza in Francia. Uno dei giovani italiani più promettenti, già nel roster di Riccardo Trillini in nazionale. Ora vediamo Max Prantner, prova a cercare il pivot, tutto chiuso, si riparte da Luki Stricker. Petricevic con un po' di fortuna aveva perso palla, l'ha recuperata sui 6 metri e poi da lì ha avuto gioco facile a battere Jurina. Dunque bravo e fortunato il centrale montenegrino. Merano 2, Carpi 0. Marsanni intanto, Casa, Eric, Beltrami prova a dare un appoggio al compagno, manovra un po' lenta del Carpi, e Marsanni, infrazione di passi, palla nuovamente recuperata dal Merano. Si lamenta Marsanni. Serafini dalla panchina prova a tranquillizzare i suoi, partenza non ottimale da parte del Carpi. Prantner, blocco irregolare firmato a Andy Stricker, di fatto la rete di Max Prantner non viene convalidata. Casa intanto, Eric uno contro uno, pallonetto e palla che non trova la porta e sfila via. Dunque Martelli ancora imbattuto, intanto dall'altra parte Jurina dice di no a Luki Stricker ed è la prima parata del match, arriva dopo quasi 4 minuti. Martelli non ha ancora dovuto intervenire. 0 reti subite, 0 parate, fino adesso ha fatto tutto l'attacco del Carpi. Eric, Casa, carico per il pivot, palo pieno. Marsan in posizione di pivot non è riuscito a trovare la porta. Il palo a dire di no a centrale del Carpi. Inizio di partita un po' confuso per le due squadre. Max Prantner, Luca Stricker, Petricevic, si alza Petricevic, gran bel gol di Petricevic, come si dice in gergo, toglie la ragnatela dal set. Intanto Eric, ed eccola qui la prima parata di Martelli, che non ne vuole sapere di togliere lo zero dal tabellone. Petricevic, Vicentin dall'angolo, Jurina gli dice di no,
ora il Carpi avrebbe bisogno di sbloccare il risultato dopo 5 minuti e mezzo ancora fermo a 0 reti. Beltrami, Marsan, Cascia, ci prova lui, fermato bene da Felix Freund. Beltrami, Cascia, ancora Cascia, Eric tutto chiuso, prova a salire Cecchierini, prova il tiro ma non trova la porta. Verano che può distendersi in seconda fase con Prantner, Prantner uno contro uno, che bellissima rete di Prantner e 2 minuti a Marsan. È stato bravissimo il mancino meranese a trovare il varco, ha lasciato sul posto Marsan che da dietro ha potuto solo commettere fallo, ma non ha impedito a terzino meranese di andare a siglare la quarta rete del match. Dunque Merano 4, Carpi 0. Sta funzionando anche molto bene difesa 3-2-1 messa in campo da Jürgen Prantner con Coelho in posizione avanzata, sta dando i suoi frutti questa nuova opzione tattica di Jürgen Prantner. Merano ci aveva abituato a una 6-0, mentre oggi questa 3-2-1, ed ecco Cascia, e questi sono i suoi gol. Se lui può liberare il suo braccio è molto difficile fermarlo, non sarà il giocatore più veloce ma c'ha un braccio veramente notevole. Ancora molto giovane Cascia, ma già tanta esperienza. Tanto Max Prantner, Luca Stricker, si alza il braccio del passivo, Merano non ha combinato niente in superiorità numerica, Max Prantner prova a pagare la cauzione ma Jurina è attento. Bruttissimo attacco del Merano con l'uomo in più, dovuto tirare Max Prantner da lontano sotto passivo. Ora ovviamente Carpi non ha fretta, lascerà scorrere ancora qualche secondo, ancora 20 secondi di inferiorità numerica per il Carpi che sta giocando senza portiere. Intanto Beltrami tutto solo sulla linea dormita della difesa del Merano, e Carpi che in inferiorità numerica riesce ad accorciare il risultato. 2-0 di parziale per il Carpi. Coelho rende meno amaro questo parziale negativo. Comunque il Carpi viene fuori da questa inferiorità numerica con un parziale di 2-1. Qualche problema sul tabellone, il risultato è di 5-2, ora viene aggiornato. Cascia intanto si alza, Cascia, blocco irregolare fischiato a Beltrami. Petricevic, Prantner, scarico per il pivot, recupera palla Cascia in contropiede, Cascia tutto solo, scarico per il l'ala che si fa ipnotizzare da Martelli. Sortino non è riuscito dalla posizione ottimale a superare Martelli. Questa è una parata importante per il portiere del Merano che ha disputato un'ottima Final Eight di Coppa Italia. Prantner intanto murato in angolo. Petricevic, Strick, Bisentin, ancora Petricevic, Luca Strick, Prantner,
traversa piena di Prantner e Petricevic che riesce a tenere il pallone in campo. Visentillo controlla, Beltrami si tuffa sul pallone e due minuti a Beltrami, troppo irruento il suo intervento. Sicuramente non c'era cattiveria, Beltrami cercava la palla, è stato sfortunato a falciare di fatto Visentin. Dunque seconda opportunità con l'uomo in più per il Merano. Vediamo se la giocherà meglio. C'è da asciugare ancora il campo visto la caduta dei due giocatori. Lo stesso Martelli a battere la rimessa in gioco. Coelho intanto dall'ala, Coelho e Jurina a dire di no all'ala argentina. Ora Jurina ha qualcosa da dire col direttore di gara. Calcia intanto Marsan, va a giocare col doppio pivot il Carpi. Marsan, Ceccherini, ancora Ceccherini tutto solo, palo interno. Fortunato in questo frangente il Merano, aveva trovato ancora una volta il pertugio giusto. Intanto Jurina continua a tenere a galla i suoi. Quinta parata per portiere italo-croato. E ora si arrabbia con la sua difesa, non lo sta supportando a dovere. Casa, Casa carica il cannone, non va. Ceccherini è il più veloce a recuperare il pallone. Ancora Casa, Casa trova una rete impossibile. Lo dicevamo, il braccio di Casa è impressionante quando riesce a trovare velocità. È difficile da fermare. Dunque si conferma il trend, il Carpi in superiorità numerica continua a fare meglio del Merano. Altra palla persa ingenua da parte del Merano, Visentin non controlla. Intanto il Carpi ha superato anche questa inferiorità numerica senza subire gol e addirittura segnando una rete. Casa, Marsan, ancora Casa, scarico per Beltrami tutto solo, dimenticato completamente dalla difesa del Merano e ora il Carpi ritorna a contatto. Prantner, Petricevic, Luca Stricker va a sfondare, anzi no, 9 metri fischiato al Verano. Petricevic chiama lo schema, tanto entra in campo Martini. Cambio di Martini probabilmente per dare più sostanza alla difesa del Merano che in questo frangente non è stata impeccabile. Prantner intanto, Luca Stricker e Jurina ancora una volta con un intervento risolutore. E ora il Carpi ha la palla per il pareggio e Serafini un po' a sorpresa chiama time out. Dunque time out Carpi.
Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Vediamo cosa avrà disegnato Serafini sulla sua lavagna. Ancora qualche dritta tra Casa e Marsan. Ora si scambiano posizione, ripassano lo schema. Marsan, Casa murato da Martini, è entrato per questo Oliver Martini. Un difensore di sicuro affidamento. Lo sa bene anche Riccardo Trillini, che lo chiama sempre a tutte le partite della nazionale. Intanto si alza il braccio del passivo. Beltrami trova il pallone sulla linea. Trova anche un intervento irregolare di Petricevic. Dunque tiro dai 7 metri. Si autoaccusa del fallo Petricevic, grande sportività in questa frangente. Dunque Ceccarini contro Martelli. E Martelli tocca, ma non può impedire al pallone di entrare beffardamente in rete. Aveva parato il tiro Martelli, ma la palla è rimbalzata in porta. Sfortunatissimo in questo frangente il portiere del Merano. Dunque risultato in perfetta parità. Noi siamo a metà del primo tempo. Petricevic stricca, si alza il braccio del passivo, deve concludere il Merano. Ci proverà probabilmente Luca Stricker e Jurina c'è. Gran partita di Jan Jurina. Casa, cercato uno sfondamento Freund, l'arbitro dice che si può contraddire. E ora 2 minuti anche a Max Brandner. E dunque sbandata vistosa da parte del Merano. Il vantaggio 5-2, si trova sotto 6-5. E con un uomo in meno. Esce Martelli, entra Verdoliak. Dunque Merano giocherà senza portiere. In campo il nuovo arrivato dal Sassari, Luca Stricker. E palo pieno, ma c'è stato un intervento del difensore. Anche in questo frangente tiro dai 7 metri. Dalla linea si presenta il numero 44, lo specialista Juan Pablo Coelho. Coelho contro Jurina. Una finta di Coelho sotto le gambe. E Merano che si riporta in parità. E si conferma il trend di questa partita. La squadra in inferiorità numerica trova con facilità la via del gol. Era successo prima per il Carpi, è successo adesso per il Merano. Vediamo ora se il Carpi sfrutterà la superiorità numerica. Marsan, Beltrami, recupera il pallone Beltrami. Azione confusa del Carpi. Si salva il Carpi mantenendo il possesso palla. Riprenderà con un 9 metri. Ancora attacco col doppio pivot. Casa, Beltrami. E palla buttata via. E dunque, come era successo prima al Carpi, il Merano passa l'inferiorità numerica non solo indenne, ma addirittura incrementando il punteggio. Luca Stricker, Verdoliak.
tutto da rifare, mancava la distanza. Petricevic va a cercare Martelli, di fatto è una telefonata per Beltrami che ha capito tutto. Siamo già dall'altra parte con Sortino, pallonetto morbido e questa è una bellissima rete da parte di Sortino, un gran bel gol. Un pallonetto ha beffato Martelli e dunque Carpi che si riporta in vantaggio. Verdoliak, Vicentin, allora Verdoliak, Petricevic, Puelio, e questa è una grande invenzione di Petricevic, ha visto il compagno solo all'ala e Puelio quando gli lascia tutto quello spazio è una sentenza. San Casa, ancora Casa e ancora un gran gol. E Casa, se entra in partita, diventa un giocatore pericolosissimo. E Stricker non è in partita invece. Tanto Sortino in contropiede, Sortino va a allungare ancora per il Carpi. Carpi 9, Merano 7 e Jürgen Prantner non può fare altro che chiamare time out. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo ed è furente Jürgen Prantner. La sua squadra aveva iniziato molto bene il match ma adesso ha completamente perso il filo della partita. Ovviamente nulla ancora precluso, sono solo 20 minuti giocati. Due gol di svantaggio non sono niente, però Almerano deve ritornare assolutamente a segnare con regolarità. Guelio, Petricevic, Brantner, Luca Stricker non va e oggi Luca Stricker sta litigando con la partita. Tanto l'altra parte c'è Chiarini. Martelli tiene a galla il Merano. Prantner intanto, ed è questo un bel gol di Max Prantner, trova un angolo vincente. Solo tre giocatori fino adesso sono andati a segno per i Diavoli Neri, sono i due Mancini e Petricevic. Casa, Ceccherini, scarico per Beltrami, Beltrami rete. Il Carpi raggiunge la doppia cifra, 10-8. Petricevic intanto, Jurina. Ancora una volta aveva intercettato il pallone. C'è stato un fischio dell'arbitro, si riprenderà con un 9 metri.
Brandtner, che gol di Max Brandtner. Un tiro sotto l'incrocio dei pali di Max Brandtner. Porta Almerano a contatto. Su 9 gol, 7 portano la firma dei Mancini. Beltrami. Eric. Sopra la traversa. Verdoliak va a sfondare. Altra brutta palla persa per il Merano. E ora il Carpi ha una nuova opportunità per allungare ulteriormente. Ora in campo anche il capitano Pieracci. Casa intanto murato da Coelho. Si litiga per il pallone, il più veloce è Erika a riconquistare la sfera. Pieracci, Casa va via di forza, ma Coelho non è dello stesso avviso. Ora Almerano è tornato in 6-0 classica. Pieracci prova lo scarico al volo. Trova qualche braccio dei difensori, intanto braccio del passivo alzato, il Carpi deve andare a tirare. E chi se non Casa, ma ingenuo Oliver Martini che non rispetta la distanza, quindi 2 minuti per il numero 55 e il braccio del passivo che ora si abbassa. E ora superiorità numerica per il Carpi, vediamo come la giocherà questa volta. Casa. Eric tutto solo. Questa volta giocata bene la superiorità numerica da parte del Carpi. Protesta intanto ancora Jürgen Brandtner. Merano che fa trascorrere qualche secondo. Pieracci in maniera aggressiva. E 2 minuti anche per Pieracci. Troppo energico il suo intervento, detta il direttore di gara. Di fatto il Merano gioca in superiorità numerica. Verdoliak, Brandtner, con una finta manda al bar tutta la difesa. Con una finta ha mandato via tutta la difesa, si è ritrovato da solo sui 6 metri e a quel punto ha solo potuto fare gol. Quarta rete per Max Brandtner. E intanto Casa trova un angolo vincente. Lo dicevamo, Casa non lo si può lasciare tirare da lì. È un giocatore che se trova fiducia diventa inarrestabile. E Jurina
col braccio di richiamo trova un intervento importantissimo. Il Merano che non sfrutta la superiorità numerica. Ora ancora 30 secondi di inferiorità numerica per il Carpi. Marsand, Casa, Marsand, blocco irregolare fischiato ancora una volta al pivot del Carpi. Ora 5 secondi ancora di superiorità numerica per il Merano, rientra in questo momento Pieracci che prova a intercettare il pallone rientrando dalla panchina. Niente di fatto. Si può riorganizzare l'attacco. Un Coelho che sale, scambia con Petricevic. Si alza anche il braccio del passivo Max Prantner. E Jurina continua il suo show. Sicuramente il migliore in campo fino a questo momento, Jan Jurina. Portiere che in Alto Adige si è già visto con la maglia del Bolzano. Intanto entriamo negli ultimi 2 minuti di questo primo tempo. Con Eric tutto solo sulla linea dei 6 metri e Carpi che trova il massimo vantaggio, più 3. Va a terra Max Prantner. E ora vediamo cosa decideranno le direttrici di gara e cartellino rosso. Cartellino rosso per Beltrami. Squalifica per lui. Ha colpito in pieno vento Max Prantner. Un intervento decisamente troppo sopra le righe. Infatti Beltrami se ne rende conto, rientra in campo, si scusa, ma deve abbandonare il terreno di gioco. Dunque Merano che concluderà questo primo tempo in superiorità numerica e questa è una perdita importantissima per il Carpi che perde il suo perno difensivo e il suo pivot in attacco. Prantner intanto, Visentin dall'angolo, Visentin e questa volta non sbaglia. Visentin accorcia a meno 2. Soria in posizione di pivot al posto di Beltrami. Cascia Eric, butta via il pallone Eric Merano che ora ha la ghiotta opportunità di accorciare ulteriormente e chiudere il primo tempo sotto di una sola rete. E Visentin ancora dall'angolo e trova un gran angolo. Jurina si arrabbia con Ceccarini, reo di non aver chiuso dall'angolo, e Merano in un battibaleno si ritrova di nuovo agganciato al match. Merano 12, Carpi 13, con 15 secondi ancora da giocare. Carpi probabilmente aspetterà gli ultimi 3 secondi per andare al tiro. Si alza anche il braccio del passivo. Casa, andrà lui al tiro e finisce qua. Si tirerà ancora un'occasione dai 9 metri.
chi se non Casa, l'uomo designato per questa battuta. Casa e Petricevic, Lomura, abbraccio sportivo tra i due. Dunque, dopo i primi 30 minuti, Merano 12, Carpi 13, a risentirci per il secondo tempo.
squadra di nuovo in campo, secondo tempo che riparte. Sarà il Carpi a gestire queste prime battute. Eric Cascia e tiro dai 7 metri. Sarà a casa dalla linea dei 7 metri contro Martelli. Una finta, casa, rete. Martini intanto con l'aiuto della traversa prova il gol. Prova Marsan, Coelho è molto bravo a tenerlo. Ancora Eric Martelli gli dice di no. Petricevic in velocità, Max Prantner dall'angolo, Coelho e Jurina continua il suo show. Marsan non si intende con Sortino, palla che sfila via. Stricker, Petricevic, Prantner, Petricevic. Giro palla del Merano. E invasione fischiata a Visentin, se abbiamo visto bene. Ceccherini, Eric, Cascia, Marsan, ancora Cascia, Eric, scarico per Sortino, si alza il braccio del passivo, Cascia deve andare al tiro, fermato in maniera energica da Martini. Eric Cascia e non trova il compagno. Merano che si riporta in possesso palla con Prantner. Prantner in velocità, Prantner, e Merano che torna in vantaggio con la rete di Max Prantner. Eric Cascia non trova Bertuccio. Cascia, braccio del passivo che si alza,
e Casa che va a trovare il gol. Petricevic, Max Brandner, Luca Stricker. Stricker non va. Eric, e tempo che si blocca, due minuti che si alzano, due minuti a Oliver Martini, una spinta ai danni di Eric. Ceccherini intanto dall'ala trova una grandissima rete dal nulla. Che gol di Ceccherini. E Carpi che si riporta in vantaggio. Antner, Petricevic, Stricker, Cascone appena entrato trova un 7 metri importantissimo. Un 7 metri che vale d'oro, quello trovato da Cascone. La battuta come di consueto Juan Pablo Coelho contro Iurina. Come sempre freddissimo l'ala argentina. Intanto è entrato anche Serafini, numero 23. Eccolo in possesso di palla. Eric Pieracci tutto solo sui 6 metri. Ci arriva anche il gol del capitano Luigi Pieracci. Verranno intanto di nuovo al completo. Brandner. Fermato da Pieracci. Sottomano di Luca Stricker. E questi sono i suoi gol. Importantissimo che li trovi con continuità. Fasi un po' confuse l'attacco del Carpi. Ora anche Serafini dalla panchina si fa sentire. Alzo il passivo che si alza, ora devono andare assolutamente a concludere. Ci prova Marsan con un gran tiro, sfortunato in questo frangente il terzino del Carpi. Brandner,
Verdoliak. Max Brandner e Jurina. Cascone è il più veloce di tutti a trovare la palla e trova anche un gran gol. Fortunato ma anche molto molto bravo Cascone, una rete importantissima. Merano di nuovo in vantaggio. Casa intanto, Pieracci non controlla il pallone. Già dall'altra parte con Coelho, Coelho non trova il varco. Bisogna ricostruire, lo si fa con calma, dice Petricevic. Invece no, Max Brandner sfrutta una dormita della difesa del Carpi e va a allungare sul più 2, Merano 19, Carpi 17. Serafini, Eric, Casa. Casa butta via il pallone, Coelho in contropiede, tutto solo, Juan Pablo Coelho si fa ipnotizzare da Iurina. Errore non da lui, quello di Coelho, di solito freddissimo in queste situazioni di uno contro uno. E time out di Serafini. Squadre che rientrano in campo, si può riprendere la partita. Merano 19, Carpi 17. Siamo al 14° minuto del secondo tempo. Bruttissima uscita dal timeout del Carpi, ma ancora più brutta la ripartenza del Merano. Regalo da una parte e regalo dall'altra. Ora il Carpi ha una nuova occasione per rigiocare lo schema disegnato da Serafini, che è furente in panchina. Eric, Marsan, Marsan ancora. Martelli chiude in tempo le gambe,
per impedire al pallone di passare. Petricevic dall'altra parte per Max Brandner. Ora vediamo la decisione delle direttrici di gara. Due minuti a Sortino e tiro dai 7 metri. Cambio di portiere nelle file del Carpi. Una Cin tra i pali. Si tende il fischio dell'arbitro, Coelho già in posizione, una finta. E questa volta si fa ipnotizzare Coelho. E dunque il cambio ha dato i suoi frutti. Bonaccini ha neutralizzato il tiro di Coelho e dunque il risultato che rimane inchiodato sul 19-17. Si alza il braccio del passivo, deve andare a concludere casa probabilmente, invece no, non ce la fa a concludere, la palla già passa al Merano. Però non è veloce nella transizione, fase molto molto confusa della partita. Ora Petricevic, da giocatore esperto, fa asciugare il pallone, penso più che per una reale esigenza per riordinare le idee, ha voluto interrompere questa fase confusa del gioco. Tanta esperienza per il centrale montenegrino. Dunque si riprende a giocare con un pallone nuovo. Luca Stricker per Cascone, Cascone si gira benissimo. Che rete di Cascone. Ancora braccio del passivo che si alza. Marsan prova una finta, trova anche un 9 metri. Braccio del passivo che rimane alto, sicuramente sarà a casa ora andare alla conclusione. Eccolo qui, casa va a concludere, ma col fallo di Verdoliak. Ancora tre passaggi per il Carpi prima di andare a concludere. E palla che passa di nuovo possesso del Merano. Cascone questa volta non trovato dalla palla. Palla che invece trova Petricevic. E Cascone ancora libero sulla linea. E l'eroe che non ti aspetti. Cascone sta diventando il protagonista inatteso del match. Grande impatto il suo nella partita. Tre reti pesantissime. Ancora e casa, che gol che trova, e rimane a terra infortunato nella caduta. Dopo il gol ha avuto la peggio, è caduto male sulla spalla, fortunatamente sembra non essere nulla di grave.
si rialza e può riprendere il suo posto in difesa. Petricevic, Max Brandner, Jurina, Piracci recupera il pallone, lo scarica ad Eric, Marchand prova già transizione, butta via il pallone, Visentin tutto solo in contropiede, Luca Visentin, massimo vantaggio Merano, più 4, Merano 22, Carpi 18. E ora Pieracci butta via il pallone. E ora il Carpi è in netto sbandamento. Verdoliak trova la rete. Altro nuovo massimo vantaggio. E ora il Merano sembra in completo controllo della partita. Il Carpi sembra non crederci più. Carpi sembra non credersi più, ma non Casa. Casa continua a bombardare da tutte le posizioni. Non a rete per lui. E se Carpi è ancora in partita, lo deve al suo nuovo acquisto. E a Jurina, sono loro due i giocatori che stanno tenendo il Carpi a galla. Ma se Luca Stricker trova la continuità che non ha avuto nel primo tempo, allora per il Carpi è notte fonda. Attenzione, ma la rete non viene convalidata. Sinceramente non ho capito perché la rete non è stata convalidata, la rete di Luca Stricker. Anche Jürgen Prantner chiede spiegazioni. Non lo so. Nel dubbio Casa continua a segnare. Decima rete per lui. La metà delle reti del Carpi porta la sua firma. Dunque Merano 23, Carpi 20. E gioco che può riprendere. Luca Stricker, scarico per Cascone. Petricevic, Max Brandner, Petricevic, si alza il braccio del passivo, Merano deve andare a concludere e lo fa con Max Brandner, un sottomano pazzesco. Recupera palla Petricevic che si lancia in contropiede. Petricevic traversa piena. Petricevic non ha voluto servire Max Brandner, ha voluto andare in azione personale. La traversa gli ha detto di no. Questa era una grossissima occasione per il Merano per chiudere la partita. Casa, ancora lui, il solito Casa, il Coppola, una parata pazzesca. Una parata pazzesca su Casa.
diventato volante per Merano, capisce tutto Ceccarini, anche se sembrava che avesse messo i piedi in aria, non è questo avviso le direttrici di gara. Altra fase confusa della partita. Risultato sempre inchiodato sul 24-20. Cascia fermato molto bene da Cascone. Casa e Coppola. Oramai è un Casa contro Merano. Non mancano poco meno di 7 minuti alla fine della partita. Merano sempre avanti di 4 reti. Carpi palla in mano. Eric. Pieracci. Casa. E tiro dai 7 metri. Protesta vivacemente Cascone. Ora il commissario di gara richiama l'arbitro che fa ammonire Gerd Strasser, l'assistente di Jürgen Prantner. Ora Pieracci dalla battuta, Pieracci contro Coppola. E palla che non trova la porta. Bruttissimo rigore da parte del capitano del Carpi. E questo potrebbe essere un errore pesante ai fini della partita. Merano che rimane a più 4. Il risultato che non si sblocca dal 24-20. Ormai diversi minuti che il risultato è inchiodato su queste cifre. Stricker. Max Prantner, Petricevic, Luca Vicentin pesta la linea di fondo e dunque altra palla persa per il Merano. Casa, Ceccherini e anche Ceccherini pesta la linea. Palla persa a destra, palla persa a sinistra. Il risultato che rimane il medesimo. Quando mancano 5 minuti e mezzo alla fine della partita. Vantaggio per il Merano sembra rassicurante. Ovviamente se non si segna è tutto un vantaggio per i Diavoli Neri. Stricker, Prantner, Cascone! Ed è lui, l'uomo del match. L'uomo che ha girato la partita con le sue reti in questo secondo tempo. 5 gol di vantaggio per il Merano quando mancano meno di 5 minuti sembrano un risultato più che rassicurante. Che se casa intanto Max Prantner serve Pieracci, un'ingenuità colossale. Chiede scusa a tutti i compagni Max Prantner. Stricca, palla recuperata da Ceccarini, ma c'è stato un fischio prima. Pieracci, Petricevic, Max Prantner,
e 2 minuti a Marsan. E questo potrebbe essere la fine del match, questo 2 minuti. Ora Carpi sotto di 4 reti con l'uomo in meno e palla in possesso del Merano. L'impresa diventa da difficile a semi impossibile. Max Prantner. Palla che rimane in possesso del Merano. Petricevic. Cascone. E trova un tiro dai 7 metri. Fischio generoso. Ora Luca Strick che può mettere la parola fine a questo incontro. E la palla sbatte sul palo interno. Due minuti e mezzo alla fine dell'incontro, ora il Carpi ha bisogno di una rete veloce. Eric Casa, chi se non lui per una rete veloce, ma Coppola da quando è entrato ha chiuso la saracinesca. L'unica rete che ha subito non era tra i pali. E Cascone continua il suo show personale. Quinta rete per il pivot meranese, che quest'anno non sta trovando tanto spazio, soprattutto da quando è rientrato Oliver Martini. Ma magari con questa partita si candida a un ruolo importante per il proseguo del campionato. E oramai anche il Carpi sembra non crederci più. 1 minuto e mezzo alla fine. Casa, Marsan, Eric Sortino dall'ala trova una rete più di contorno che di altro. Festeggiano i tifosi del Merano sugli spalti. Quando manca meno di 1 minuto si può già festeggiare. La Teufelskerle meranese è in visibilio, braccio del passivo che si alza, ma poco cambia. Ennesima parata di Jan Jurina, ma ormai i giochi sono fatti. Eric Casa trova la sua 11ª rete. Merano probabilmente lascerà morire il pallone tra le mani. Petricevic, Jurina. E finisce così. Merano 26, Carpi 23. Una partita sofferta per i Diavoli Neri, che hanno sì meritato il successo, ma hanno dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere la meglio di un Carpi che, se è questo, sicuramente combatterà a lungo per la salvezza, ma una squadra che sicuramente merita altra classifica, e lo ha dimostrato su uno dei campi più difficili di tutta la Serie A. Se l'è giocata fino a pochi minuti dal termine. Se la grinta del Carpi sarà questa, non avranno problemi. I tifosi del Carpi potranno fare gli scongiuri, ma non avranno problemi a mantenere la massima serie. Dunque a Merano festeggiano i padroni di casa, e su queste immagini
di festa. Noi chiudiamo ricordando il risultato: Merano 26, Carpi 23. Un saluto e un ringraziamento da Luca Monissegna.